Prima di partire però mettetevi comodi perché vi comincio a presentare quali saranno le squadre di questa Superlega. Ma vediamo come ha risposto Fede Marconi. Gigi Buffon, Capitan Van Dijk, il mio primo acquisto, ci tenevo in difesa, con Kimpembe, Semedo e Tierney, nei quattro lì dietro. Lorenzo Pellegrini e Vidal a centrocampo, Gnabry, Dybala e Insigne alle spalle del Kun, alle spalle di Sergio Aguero. Questi i Rangers di Federico Marconi, questa è la squadra che ci accompagnerà. Noi saremo impegnati contro il Real Madrid, che rivedete in grafica, sarà un Real molto pericoloso. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto in questo secondo episodio della Superlega di FIFA 20. Siamo partiti in modo meraviglioso, io davvero vi ringrazio di cuore perché il supporto che mi avete mostrato sotto l'episodio di 2 giorni fa, il primo, è stato davvero motivante, e quindi sono carichissimo per iniziare in modo vero e proprio, come vi avevo preannunciato, questa nuova stagione, questa prima e unica stagione in realtà, la stagione, ecco, senza che ci andiamo ad incartare. Prima partita che sarà contro il Real Madrid in trasferta, e allora, tra l'altro io devo anche capire come funziona con gli stadi in questa Superlega. Real Madrid, ricordiamo, di Luca Vidali, che è l'allenatore virtuale della squadra, ma virtuale neanche troppo perché poi l'ha messa in campo lui, ha fatto sia il mercato che ha scelto il modulo e i titolari. Per quanto riguarda le formazioni, prima di mostrarvi sul calendario le altre 3 partite dell'episodio, perché ovviamente ci saranno 4 match totali, come la carriera, come abbiamo sempre fatto, vi mostro la mia rosa totale. Perché finora avete visto i titolari nel primo episodio, non le riserve, non i sostituti, che sono questi qui, vi ricordate? Un totale di 20 giocatori, come vi dicevo giovedì, e quindi Difo, Kent, che è di proprietà del Liverpool, tra l'altro nella realtà, McGregor, portiere titolare in teoria dei Rangers, Agi, che arriva tra l'altro dal Genk, Tavernier, che sarebbe il capitano reale del club, poi Barisic, Morelos, Ojo e Aribo. Quindi questa la squadra, queste le riserve, i veri giocatori dei Rangers, così come ci sono i veri giocatori delle altre squadre nelle altre squadre. In questo episodio ci sarà la doppia sfida contro il Liverpool. Mi avete spiegato tra l'altro nei commenti come mai effettivamente affronteremo il Liverpool in Supercoppa Europea. Probabilmente mi sono sostituito al Chelsea, perché è l'unica spiegazione logica. Poi ancora Liverpool e Atletico Madrid. Liverpool, vi ricordo, di Flavio Acquaviva, mentre l'Atletico Madrid è di Manuel Bombaci. Bombaci o Bombaci, io non riesco mai a capire come si chiami lui, quindi è nato questo tormentone, voi assecondatemi. Detto questo però, possiamo cominciare partendo dalla conferenza stampa che vado subito a fare, e poi inizia la nostra avventura. Si comincia a fare sul serio. Buon pomeriggio dal Santiago Bernabéu di Madrid, il Real, le Merengues di fronte ai Rangers di Glasgow in questa meravigliosa Superlega di FIFA 20, un qualcosa di inedito, un qualcosa di spettacolare, di folle, e che infatti non capiterà mai, ma noi ci divertiamo in questo nostro universo parallelo. Stavo riflettendo, è un qualcosa di surreale, di irrealistico, passatemi il termine, ed è paradossale perché nelle mie carriere, chiamiamole così, cioè le carriere reali, abbiamo sempre puntato sul realismo. Oggi chiaramente non lo facciamo, in questa serie non lo facciamo, ci divertiamo un po' a vedere come sarebbe se fosse così. Non lo è, ma noi ci divertiremo lo stesso. Questi protagonisti in campo, avete visto Pellegrini, Vidal, Gnabry. E allora leggiamo le formazioni partendo dai padroni di casa. Keylor Navas, poi 4-2-2-2, Cancelo, Rudiger, Nacho Fernandez e Grimaldo, Witzel e Paulinho a centrocampo, poi 2 trequartisti, Aouar e Mané, che è il capitano, alle spalle di Icardi e Roberto Firmino. Questo è il Real, vedete anche la panchina con Areola, Asensio, Vasquez, Mariano Diaz, Vinicius Junior, Rodrigo e poi avete visto anche l'ultimo che francamente mi è sfuggito. Questo Van Dijk, il nostro capitano, seguito da Buffon. E questa la formazione dei Rangers, proprio Gigione nazionale tra i pali, e poi Semedo, Van Dijk, Kimpembe, Tierney in difesa con Pellegrini e Vidal a guidare il centrocampo, i 3 trequartisti, Dybala col 10, Insigne con il 24 e Gnabry con l'11 alle spalle del Kun. Poi la panchina che avete visto poco prima di iniziare questo match, e allora è il momento di partire. Siamo gasati a 1000, serve concentrazione, serve fame, perché affronteremo avversari davvero forti. Ma anche noi sappiamo di essere forti. Calcio d'inizio affidato alla Real. C'è Mauro Icardi sul pallone. E allora buon divertimento a tutti, perché è partita la Superlega.
primo corner del campionato. Mané va sul primo palo, il salvataggio di Kimpembe, la palla rimane lì, poi Semedo, non è finita. Grimaldo dentro ancora, Rudiger, Paulinho sul versante di destra, col fuorigioco che c'è da parte di Mané. Calcio di punizione, ma che chance per il Real Madrid. Van Dijk, lui che in realtà è cresciuto nel Celtic, quindi è una curiosità che sia la squadra rivale in questa Superlega, lui come Tierney peraltro. Dybala, lascia Pellegrini, va dentro il Kun, che ormai è in fuorigioco però. E poi Keylor Navas ha fatto una parata illegale, ma comunque c'era fuorigioco sul movimento del Kun. Dobbiamo affinare un po' l'intesa. Paulinho, ancora Mané, che cerca di andare, arriva il pallone dentro, Van Dijk, poi Pellegrini sfortunato, la palla resta lì per Witzel, Buffon! Grande risposta, il calcio d'angolo del numero uno dei Rangers. Suo compagno, sempre Mané, all'indietro, Aouar in area, cerca spazio il francese. Passa Mané, sponda per Grimaldo, poi Paulinho, non calcia nessuno, c'è Pellegrini, bisogna ripartire. E forse quel campo c'è, perché corre Gnabry, perché corre anche il Kun senza palla, bisogna aspettare il momento giusto per mandarlo. Aspetta Gnabry, arriva pure Dybala. E quindi suggerimento per Agüero, c'è il 10 vicino, sinistro! Sul fondo, primo vero squillo dei Rangers in contropiede con il mancino dell'argentino. Cancelo, Aouar, aspetta sempre Kimpembe. Possesso insistito del Real. Witzel apre ancora su Cancelo. Crosserà da lì, arriva il pallone alto e lungo sul secondo palo. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Real Madrid. Fallo di Semedo, che vorrei rivedere. Commette fallo su Mané. Rigore un po' particolare. E allora Icardi contro Buffon. Rete. Real Madrid in vantaggio, esulta il Bernabeu, va avanti la squadra di Luca Vidali. Calcio di rigore generoso, possiamo dire, per il Real in una fase del match ancora di studio. È un rigore che fa male, ma è un rigore che deve motivarci ancora di più, perché la partita è lunga. Si cerca una trama, si cerca spazio. Vidal cerca Agüero, il pallone arriva, Agüero passa in area, destro! Eccolo qui, il mattatore dei Rangers, 1-1 col gol del Kun, che si è visto poco nel primo tempo, non tra i migliori, poi però il suo lavoro lo fa sempre in modo eccellente. Parità al Bernabeu, Icardi, ha risposto un altro argentino. Adesso bisognerà essere bravi con i cambi, perché ovviamente i top player ce li abbiamo già tutti in campo, però i cambi dovranno aiutare molto. Qui Gnabry, è ripartito Agüero, la palla è buona per il Kun, che ricalcia in porta Navas. C'era anche Dybala al centro, ma Agüero ha visto la porta e non ha avuto dubbi. Non è finita perché Pellegrini mantiene il possesso. Dybala ancora per il Kun, arriva dentro il 10, stavolta servito. Dybala contenuto da Rudiger. Solo calcio d'angolo per i Rangers, che hanno reagito e adesso la vogliono vincere. Tierney a cercare ancora l'apertura su Kent. Agüero, Dybala in zona pericolosa, vuole il mancino, non lo libera, riesce a trovare ancora Agüero. Poi Kent mette il cross per Gnabry! Azione meravigliosa dei Rangers e Gnabry ribalta la partita. 2-1 col gol dell'11. Pallone che passa per Aouar, ultimi due giri d'orologio e poi recupero. Occhio al cross tagliato, Buffon esce anche qui. Perfetto Buffon fino ad ora. Dybala, adesso teniamo lontano il pallone dalla nostra porta, lo fa bene Kent, che lo sposta a Cancelo e corre verso la bandierina avversaria, ma con tre uomini al centro e quindi bisogna sfruttare. Kent si ferma, lo fa egregiamente, poi Gnabry di sponda per Carivaggi, che sentenzia il Real Madrid, fa 3-1 nel recupero, vincono i Rangers, primi tre punti in rimonta contro Luca Vidali, che saluto. Però abbiamo vinto noi, una partita difficile ma affrontata in modo perfetto dai Rangers, devo dire. Perfetto, perché non ci siamo disuniti, pur andando sotto, li abbiamo attesi, siamo ripartiti. Questo è un gran gol, in contropiede, 3-1. Bene così, finisce qui, vincono i Rangers, sotto 1-0 con il rigore di Mauro Icardi. Poi però, prima Agüero, poi Gnabry, infine Agi, entrato dalla panchina su assist
Sidi Gnabry, ma su invenzione in contropiede di Kent, che un altro è entrato alla panchina. Insomma, abbiamo capito che anche le riserve in casa Rangers ci sono, e ve lo dico perché nei commenti, in particolar modo su Telegram, se ne parlava con i ragazzi che partecipano a questa serie, mi dicevano: beh Fede, però se fai partecipare, se tieni i giocatori delle rispettive squadre, Rangers, Celtic sono sfavorite rispetto alla Real Madrid e ad altri. È pur vero che se il Real Madrid i cambi non li fa, noi godiamo, va bene così. 3-1, ce lo prendiamo, e adesso altre tre battaglie in questo episodio. 14 e 17 agosto, due sfide contro il Liverpool, davvero difficili secondo me, anche perché il Liverpool, me l'avete detto nei commenti dello scorso episodio, è una delle candidate alla vittoria finale. Sarà interessante affrontarli in Supercoppa Europea, è una gara secca, importante più per la gloria che per altro, e poi in campionato vedremo un po'. Liverpool che all'esordio ha pareggiato contro la Roma in una gara che storicamente non è mai banale, ma comunque 1-1 ad Anfield. Effettivamente anche la Roma, dal punto di vista dei nomi, sta messa bene. Però vedremo piano piano come si evolverà la situazione. Intanto andiamo in campo neutro a giocarci questa finale regalata di Supercoppa Europea. È una finale, e quindi già per questo è una gara dalle mille motivazioni, è una gara che conta, ma è anche una gara che mette di fronte due squadre storicamente accomunate da un personaggio, Steven Gerrard, che nella realtà siede sulla panchina dei Rangers e che poi, come sappiamo, nella sua carriera da calciatore è stato la bandiera del Liverpool, dei Reds. E allora sarà una gara importante anche per questo. Stasera ci sono due allenatori diversi, non ci sono Klopp e Steven Gerrard, ci sono Federico Marconi da una parte e Flavio Acquaviva dall'altra. Diamo un'occhiata alle formazioni, perché questo è il Liverpool con De Gea tra i pali, Azpilicueta, Manolas, Ramos e Alaba da destra a sinistra per quanto riguarda la difesa, poi Milner ed Henderson a centrocampo, quindi già delle novità realistiche rispetto alla formazione scelta da Flavio. Silva, Lallana e Chamberlain alle spalle del terminale offensivo. Insomma, è un Liverpool che fa già turnover stasera, proprio in vista della prossima sfida che sarà sempre contro di noi. Un Liverpool che abbiamo visto aver pareggiato all'esordio in Superlega contro la Roma, un Liverpool che stasera sicuramente al di là del turnover darà il 100%. Tocca il pallone Lacazette, è cominciata Liverpool Rangers, Flavio Acquaviva contro di me per la prima di due volte in questo episodio. Parte senza palla ma ha finito in fuorigioco Lallana, che ora può essere servito dalla Lacazette. Però corre il 20, mette il cross sul secondo palo, Buffon coi pugni, e poi Gnabry sbaglia il tocco, stavolta errore banale, Chamberlain per Milner sul palo, la palla resta lì, Lallana, Buffon, e qui se l'è divorato Lallana, mentre Milner ha trovato un palo da posizione impossibile, ha rischiato tantissimo però la squadra di Marconi, che adesso invece può ripartire con Insigne, che vorrebbe lanciare Agüero, ci mette un po' troppo. Poi Pellegrini, Vidal, taglia Insigne, servito centralmente, ha preso il tempo Insigne, c'è anche Dybala che parte, Ramos con un intervento alla Sergio Ramos. Queste sono coperture importantissime, non è finita perché adesso prendono campo i Rangers. Gnabry, Insigne è solissimo, arriva il cross, per Agüero, ancora Ramos, ancora Vidal, sul destro, poi sul mancino cerca il cross che diventa buono per Kent, Gnabry deve inventare, e quindi Van Dijk. Pellegrini, dentro per Insigne, che vuole portarsela sul destro, la lascia Kent, che calcia con De Gea! Sempre Vidal, pallone ad uscire questa volta per Kimpembe che gira, ma non la smette fuori. Kent raccoglie ancora, Kimpembe, calcia lui! Sul fondo, non è propriamente un tiratore Kimpembe, ma stavolta non è uscita di molto. Arriva Semedo a rimorchio, attacca la profondità Pellegrini, la palla è comunque per il 2, Pellegrini dentro, Kent è fuori, anche Morelos. Semedo a rimorchio, ma troppo a rimorchio. Io volevo Kent e lui è andato da Gnabry. Diciamo che non ci siamo capiti troppo bene, perché potevamo far male e invece qui ci possono far male. 3 contro 3, anzi noi siamo in 4 ma loro sono più rapidi. Chamberlain alza sul secondo palo e Lallana porta in vantaggio il Liverpool. Si vedeva che sarebbe stata un'azione potenzialmente pericolosa per la foga con la quale sono ripartiti in contropiede. Lallana, da veterano del club, è uno dei pochi, ricordiamo, realmente presenti a Liverpool.
assieme ad Henderson che è andato ad abbracciarlo, assieme a Chamberlain che ha messo il cross. Il vero Liverpool contro i nostri Rangers sta vincendo 1-0. E intanto contropiede con Kent, 88esimo in corso. La porta Kent e apre su Insigne che ha preso il tempo a Klein. Ha ancora birra in corpo Lorenzo, vuole andare sterza. Kent a rimorchio, Insigne deve essere lucido qui. Va da Kent, poi c'è Morelos dentro. Va anche Insigne, servito in aria. Insigne De Gea, gli è uscito sui piedi. Chiude con il possesso il Liverpool. Arriva anche il cross, Buffon anticipato, poi allontaniamo questo pallone, hanno segnato. Fuori gioco, perché dai, non possiamo prendere un gol così. Non possiamo prendere un gol così, ma finale horror per i Rangers che erano entrati meglio nel secondo tempo. Non è bastato. Finisce qui. Ha vinto il Liverpool di Flavio Acquaviva, complimenti Flavio. Però è un grande Liverpool che ha meritato, se vogliamo, nei 90 minuti. Nella prima fase del secondo tempo noi sembravamo un po' più rodati, un po' più pericolosi. Poi non siamo riusciti, tra l'altro Neymar, ragazzi, non ha giocato, L'ho visto adesso inquadrato, non ha giocato Neymar. E giocherà molto probabilmente in campionato tra 3 giorni. Senza Neymar il Liverpool ha vinto la partita. E allora cominciamo a ragionare, cominciamo a partorire quella che dovrà già essere una rivincita nei confronti di Flavio. Ci vediamo in campionato. Prima di pensare a qualsiasi tipo di rivincita contro il Liverpool, bisogna fare i conti con il fatto che stia piovendo sul bagnato. Cioè, non solo abbiamo perso la Supercoppa europea contro i Reds, ma abbiamo perso anche il Kun, che starà fuori 3 settimane per una distorsione alla caviglia. Si è fatto male durante il match, avevo paura che fosse qualcosa di grave, ma speravo di no. Eppure così è, quindi giocherà per queste 3 settimane titolare il Buffalo, Morelos. Seconda giornata di Superlega, è la prima in casa, è la possibilità di una rivincita, è ancora Rangers contro Liverpool. Buon pomeriggio da Ibrox Stadium e benvenuti a quella che sarà una sfida sicuramente molto complicata da affrontare, ancora contro il nostro Flavio Acquaviva che ci ha già battuto in Supercoppa qualche giorno fa. Sarà un altro Liverpool e lo vedete lì a sinistra, perché per esempio il 10 oggi c'è. Questi i nostri 11 con Buffon confermatissimo, la difesa anche, Semedo, Van Dijk, Kimpembe, Tierney, poi occhi al centrocampo, dentro il 23enne Jo Aribo e dentro anche Ojo al posto di Gnabry che parte dalla panchina, ovviamente Morelos al posto della Kun, la panchina la vedete, Kent potrà subentrare, Difo magari anche, Pellegrini e Gnabry su tutti, sono i due top player che per la prima volta facciamo riposare in questa nostra avventura. E dalla parte opposta invece c'è un ex Barcellona che è Neymar. Cerca di mettere il cross e la casette si divora la palla dello 0-1. E allora la porta Tierney per chiudere l'attacco il primo tempo. Si va da Insigne al centro di Bala. Dovrebbe arrivare anche Morelos che adesso è sul secondo palo. Insigne al cross per il taglio di Vidal. De Gea con le mani in calcio d'angolo, primo squillo dei Rangers al tramonto del primo tempo. Pallone verticale per la casetta, taglia Shaqiri, la porta il francese, poi apre ancora per Sherdan Shaqiri al cross verso De Jong, torre la casetta, Buffon in calcio d'angolo e viva la partita, siamo sempre 0-0. Parte Ramos addirittura e il Liverpool in vantaggio, ha deviato Origi verso la porta. È stato il più anomalo dei corner, perché solitamente Ramos è quello che la schiaccia in porta e qui invece ha crossato per Origi, che ha girato benissimo e come in Supercoppa il Liverpool è avanti nel finale con un colpo di testa. Ancora Flavio in vantaggio contro di noi. 18 al 90esimo, dobbiamo reagire per evitare comunque la prima sconfitta in campionato e la sconfitta alla prima casalinga. C'è Pellegrini che calcia e non lo fa male, ma la palla è sul fondo. Ojo disponde ancora per Aribo, siamo usciti bene. Parte Semedo, Pellegrini, dovrebbe trovare Vidal in qualche modo, sì. E quindi Dybala, c'è dentro Pellegrini, pallone per lui, tocco sotto! E gol meraviglioso di Lorenzo Pellegrini, che fa 1-1, esplode l'Ibrox Stadium. Hanno pareggiato i Rangers. Gol non so quanto meritato, ma cercato e voluto. Da 2 partite, perché anche in Supercoppa nel finale avevamo creato tanto. Pellegrini dalla panchina, con classe, qualità, il motivo per cui l'abbiamo preso.
Alaba si dimentica il pallone, Semedo ringrazia, i Rangers ripartono, lo scambio con Aribo, parte di palla che però ormai è fuori gioco e quindi Semedo conduce, va in percussione, Kent dalla parte opposta, Semedo in area, Semedo calcia De Gea, c'è Kent, miracolo di Aspinicueta, siamo sempre 1-1, ancora Neymar, cerca il cross, Alaba, nuovamente per il brasiliano che la mette verso Righi, Kimpembe arriva prima e non so come, poi Tierney per Pellegrini, rovesciata da Kent, contropiede potenziale, c'è Dybala che vuole Gnabry, il tempo in teoria c'è, per l'ultima azione c'è Aribo, non Gnabry, e adesso contropiede dei Rangers con Kent in mezzo, la porta Aribo che è in area, deve aspettare e crossare, lo fa, ma Ramos chiude e la partita finisce 1-1 con l'ultimissima palla gol. E purtroppo lì Aribo e non Gnabry, dico purtroppo, perché se ci fosse stato il secondo sarebbe andato in porta da solo e avrebbe calciato. Invece Aribo non poteva trovare una conclusione o almeno non l'ha neanche pensata. Comunque, sconfitta evitata grazie a questo uomo qui, al suo cucchiaio di classe, 1-1, 4 punti in classifica, 2 pareggi di fila per il Liverpool. Diciamo che al di là della Supercoppa siamo partiti bene. E adesso vediamo di chiudere ancora meglio l'episodio, con 3 punti magari. Lemar da Lewandowski, parte Koke senza palla, Lewandowski lascia lì Van Dijk, Lemar dentro ancora per Lewandowski, occhio al taglio di Modric che credo stia facendo l'ala in questo primo tempo, poi Koke porta avanti i colchoneros, Manuel Bombaci in vantaggio col gol di Koke che a noi segna sempre, perché se ricordate ci ha segnato anche nella finale di Champions che abbiamo vinto quest'anno contro l'Atletico con la nostra Roma in carriera. Un gol inutile ai fini del risultato perché è stato in mezzo rispetto alla doppietta di Ken, leggendaria quella doppietta di Moise, ma oggi Ken non c'è. Sale anche Pellegrini, dovrebbe partire Dybala, servito bene qui l'argentino, più al tackle di Smalling in ritardo e sull'uomo, è calcio di rigore per i Rangers, è cartellino giallo per Chris Smalling, perfetto sin qui, ma stavolta si è fidato troppo di se stesso e ha commesso fallo sulla gioia. Andrà Dybala per sbloccarsi in questa Superlega. Dybala contro Adan. Sinistro! In porta! Spiazzato Adan! 1-1! Parità al Wanda Metropolitano. Non un gran rigore quello di Dybala, nel senso che se Adan indovina l'angolo lo para, ma come vedete va giù prima. E noi siamo sereni, tranquilli. 1-1. Ultima azione di partita, ma i tre di recupero sono scaduti e infatti fischia 3 volte il direttore di gara, con 2 pareggi consecutivi e con 2 pareggi in 3 partite di campionato. Ci salutiamo in questo primissimo episodio stagionale, secondo totale. Fatemi sapere come avete visto i Rangers. Io vi dico la verità, tanto potenziale, tante sensazioni positive, nel senso che secondo me cresceremo tanto proprio perché è una carriera, e vi rispondo adesso al perché carriera anziché torneo, perché i giocatori crescono, anche quelli come Kent, Aribo, Ojo possono esserci molto utili. Dunque, a punteggio pieno non c'è nessuno, le due migliori sono Lione e Roma, che ricordiamo essere le squadre di Samu e di Andrea Di Costanzo, quindi complimenti per questa partenza super rispetto alle altre. Poi comunque seguono il Bayern Monaco di Riqui Moura, il Real Madrid di Luca Vidali, il Milan di Diego Lenoci, la Lazio di Denis Demo, poi ci siamo noi a 5 punti, l'unica squadra a 5 punti per il momento. A 4 ci sono l'Atletico Madrid di Manuel Bombaci, il Napoli di Matteo 04, il Borussia Dortmund di Umberto Landi, Leicester di Giulio Ferrari e la Juventus di Alessandro Malacarne. A 3 punti invece, e in coda, no neanche in coda perché poi ci sono anche le squadre a un punto che sono partite malissimo, come lo United per esempio, che affronteremo nel prossimo episodio, l'Inter è quella messa peggio per differenza reti, però comunque è lunghissima la stagione, dipende anche dal calendario in queste prime fasi, non so che cosa sto facendo francamente, so solo che siamo alla fine di questo episodio, quindi io vi invito a lasciare un like di supporto per la serie perché è fondamentale, siamo appena partiti, la serie vi piace e quindi supportatela perché questo è ossigeno
per la serie, un solo like che a voi non costa nulla. Ovviamente datemi un consiglio per migliorare la rosa, le tattiche, insomma, per divertirci in questa serie se non partecipate. Se invece partecipate e quindi siete tra i vari allenatori delle squadre, fatemi sapere se siete soddisfatti per questo avvio delle vostre squadre. Insomma, commentate qui sotto. Iscrivetevi se siete nuovi, seguitemi sui social, Instagram e Telegram per essere più a contatto con me. Io vi mando un bacione, never give up e bella regà! Alla prossima!